Buongiorno e benvenuti. Dopo una pausa di alcune settimane, una pausa un po' lunga, complice anche le vacanze e tutto il periodo festivo, ritorniamo però con la nostra rubrica Dal testo alle immagini, le rappresentazioni della Bibbia, Target Formamentis. Nel nostro ultimo appuntamento abbiamo presentato un personaggio, Giuseppe, uno dei 12 figli di Giacobbe. Giuseppe viene venduto ad una carovana di ismaeliti dai fratelli invidiosi e, approdato in Egitto, riesce ad entrare tanto nelle grazie del faraone, soprattutto grazie alla sua capacità di interpretare i sogni e, in seguito ad una carestia, riesce a ricongiungersi con i suoi fratelli e a riabbracciare il padre che, dopo 17 anni e in punto di morte, benedirà la sua famiglia di nuovo insieme e la famiglia di Giuseppe, che intanto, vi ricordo, aveva sposato Asenat, la figlia del comandante delle guardie, dalla quale aveva avuto due figli, Efraim e Manasse, che sono i protagonisti dell'appuntamento di oggi, del nostro appuntamento di oggi, tant'è che l'episodio che li riguarda è narrato nel libro della Genesi al capitolo 48. Il nostro capitolo del libro della Genesi si apre con la notizia dell'aggravarsi della malattia della salute di Giacobbe e con Giuseppe che corre al capezzale del padre. Vi ricordo che siamo ancora in tutto quel ciclo narrativo che riguarda la storia di Giuseppe, che nel testo biblico raggiunge il capitolo 50. Abbiamo detto che Giuseppe ha raggiunto il capezzale del padre e Giacobbe, con gli occhi offuscati dalla vecchiaia, lo benedice dicendo: Dio onnipotente mi apparve a Luz nel paese di Canaan e mi benedisse dicendomi: Ecco, io ti rendo fecondo, ti moltiplicherò e ti farò diventare un insieme di popoli e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te in possesso perenne. Ora, i due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima del mio arrivo presso di te in Egitto, sono miei. Efraim e Manasse saranno i miei come Ruben e Simeone. Invece, i figli che tu avrai generato dopo di essi saranno tuoi. Saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella loro eredità. Dopo questa benedizione di Giacobbe, in cui Giacobbe accoglie come propri i figli di Giuseppe, nel testo è presente una delle frasi più umane e amorevoli tra padre e figlio che possano essere state inserite all'interno del testo veterotestamentario. Infatti, Giacobbe, abbracciato Giuseppe, gli dice: Io non pensavo più di vedere la tua faccia, ed ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole. A quel punto Giuseppe, che intanto si è commosso, si china al capezzale dal padre e porta con sé i due figli, ponendo Manasse, il suo primogenito, alla destra di Giacobbe e ponendo Efraim, il secondo genito, alla sinistra di Giacobbe. Giacobbe intanto pronuncia la preghiera di benedizione, ma pone la sua mano destra, simbolo di benedizione per il primogenito, sul capo di Efraim e non sul capo di Manasse. Giuseppe si accorge di questo gesto del padre e chiede a Giacobbe spiegazioni, e Giacobbe stesso gli risponde: Lo so, figlio mio, lo so, anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande, ma il suo fratello minore sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. Efraim, quindi, secondo la previsione di Giacobbe, sarà più grande di Manasse per volere di Dio e da lui nascerà un popolo e una stirpe più numerosa di quella che nascerà invece da Manasse. Anche se può sembrare una piccola parentesi incidentale all'interno del racconto della storia di Giuseppe, in cui Giuseppe è il protagonista, la benedizione dei figli di Giuseppe, di Efraim e Manasse, da parte di Giacobbe, riveste per tutto il cristianesimo tardo antico un ruolo fondamentale, soprattutto nella sua lettura allegorica, tant'è che l'episodio sarà
tanto ripreso e tanto commentato nella lettura allegorica del testo da molti scrittori dei primi secoli, tra i quali Tertulliano e soprattutto da Ambrogio. L'importanza dell'episodio della benedizione di Efraim e Manasse è riscontrabile anche in un testo più antico, datato al primo secolo d.C., uno scritto apocrifo che è noto come Epistola di Barnaba. Ma iniziamo con le nostre rappresentazioni dell'episodio. La più antica raffigurazione dell'episodio della benedizione di Efraim e Manasse è sicuramente quella presente nella sinagoga di Dura Europos, dove rappresentato vi è Giacobbe, giovane e in posizione semieretta sul letto, che benedice i nipoti, ma appare senza che incroci le braccia. Perché diciamo pare senza che incroci le braccia? Perché la pittura purtroppo è in un cattivo stato e non ci permette un'accurata analisi del gesto. Oltre alla sinagoga di Dura Europos, la scena compare poi su un coperchio di sarcofago del IV secolo d.C., rinvenuto nel cimitero di San Callisto, dove sul coperchio viene raffigurato Efraim più alto del fratello maggiore, quasi a simboleggiare l'importanza maggiore che Efraim ricopre sul fratello, e Manasse che hanno tra le mani agnelli e spighe di grano, simboli dell'allevamento e dell'agricoltura, che erano le attività a cui erano dediti i due fratelli. In questo coperchio, per la prima volta, accanto a Giuseppe, che viene rappresentato con la barba, è raffigurato anche una donna, è raffigurata anche una donna che gli studiosi presentano e interpretano come Asenath. Lo stesso tipo di rappresentazione che abbiamo appena descritto riguardo al sarcofago presente nel cimitero di San Callisto è presente anche all'interno di una tomba inserita nella camera 14 del complesso catacombale di Cimitile, che riporta, anche se con alcune differenze, come per esempio l'assenza della presenza di Giuseppe all'interno della rappresentazione, oppure la posizione delle gambe di Giacobbe e le braccia che nella rappresentazione di Cimitile sono sicuramente incrociate, presenta quindi un affresco simile alla pittura di Dura Europos. E questo ha fatto sì che gli studiosi presupponessero un probabile archetipo comune, probabilmente un'illustrazione del testo biblico, che sarebbe stata letta sia per la messa in opera della sinagoga di Dura Europos che per le pitture paleocristiane. Tuttavia, questa tesi dell'illustrazione comune per le rappresentazioni finora descritte non trova però d'accordo tutti gli studiosi. Oltre che sui nostri sarcofagi e nei contesti catacombali, anche l'episodio della benedizione di Efraim e Manasse è rappresentato in alcuni codici, tra i quali quelli che abbiamo descritto anche nelle scorse puntate. Ormai avrete imparato a conoscere il noto codice noto come Genesi Divina, databile al IV secolo, ed è descritto anche in un altro tipo di codice che prende il nome di Pentateuco di Ashburnam, che è un codice più tardo datato al VII secolo. Ad ogni modo, in entrambi questi due codici miniati, accanto a Giuseppe è sempre presente anche Asenath, e assistono alla benedizione dei figli di Giuseppe anche tutti i fratelli di Giuseppe stesso. Il ciclo di Efraim e Manasse è importantissimo soprattutto per la chiave di lettura allegorica che viene dato al passo, tant'è che secondo gli studiosi del cristianesimo soprattutto più antico, Giacobbe benedice e adotta i suoi nipoti Efraim e Manasse, figli di Giuseppe, imponendo la mano destra sul capo del più giovane, e soprattutto negli autori cristiani più antichi, la scena sarà letta come allegoria
teoria dell'ascesa del popolo cristiano rappresentato da Efraim e allegoria del declino del popolo giudaico rappresentato da Manasse. La benedizione di Efraim e Manasse è quindi importantissima nel cristianesimo dei primi secoli, soprattutto per la lettura allegorica che gli viene data dai primi padri della Chiesa e anche per la simbologia cristiana che deriva da esso. Nel prossimo appuntamento abbandoneremo il libro della Genesi perché l'episodio di Efraim e Manasse è l'ultimo che riguarda il ciclo delle rappresentazioni tratte dal libro della Genesi, per addentrarci invece nel libro dei Numeri e argomento del prossimo episodio del nostro prossimo appuntamento sarà l'episodio della raccolta delle quaglie durante l'esodo. Vi aspetto numerosi, non mancate.